momento in cui Benedetta Pilato entra con Brescia Larson in rappresentanza degli Energy Standard, poco prima Lily King e Molly Hannis per i Cali Condors, Giulia Sebastian e Kira Smith per Yale Current, e invece Sara Vasey ed Emily Escobedo per i New York Breakers. Cristina, prima notazione, non sono questa volta vicine di corsia a Lily King e Benedetta Pilato, in 3 la King e in 5 la Pilato. E in mezzo Molly Hannis, che comunque ieri è andata vicinissima ad entrambe le atlete. Qui parte leggermente favorita la King su Benedetta Pilato, che nei 100 non sempre riesce a infilare la gara giusta, sta ancora prendendo un po' le distanze sui 100 metri. E deve fare il conto di percorrere 2 volte 50. Era battuto ovviamente. Partite in questo momento e vediamo quale sarà anche la tattica di gara di Benedetta, che ovviamente deve sfruttare soprattutto la prima parte di gara, direi che più o meno sulla linea di Lily Kang all'altezza di Molly Hannis quando si affronta la seconda vasca. Partita fortissima, Lily King sta provando a stargli dietro Benedetta Pilato. 29,65, grande passaggio di Lily King, passa di poco sopra i 30 secondi Benedetta Pilato, che adesso deve reggere a questo ritmo, e ovviamente per lei si entra in un terreno un po' più minato Lily King. Benedetta Pilato però non è distante, e adesso vedremo l'ultima frazione con la Hannis in terza posizione. Lily King è sempre davanti, ma mi sembra che regga Benedetta Pilato, che va comunque verso un grande risultato. Wow. E vince Lily King con Benedetta Pilato, ottima seconda, terza è Molly Hannis. 1:3:16 per Lily King, ma secondo me Benedetta Pilato è andata di nuovo al record italiano, perché il record italiano era 1:04:11 e lei era molto molto vicina a Lily King. Direi che tranquillamente sotto l'1:04, addirittura prende 15 punti Lily King, perché elimina praticamente tutte le altre. Grande puntino per i Cali Condors. E quindi a quanto pare Benedetta ti ha ascoltato, ha detto devo fare solo 2:50 e gli sono venuti decisamente bene. Vabbè, diciamo che è stata bellissima la sua azione che si è applicato anche a questa esatto, il calcolo aritmetico poi è un po' difficile a volte da trascrivere tecnicamente in acqua, invece è stata molto brava, perché è partita molto bene nei primi 50, ma non ha voluto strafare e ha tenuto bene durante tutti i secondi 50, anzi verso la fine ha cercato anche di rientrare su Lily King. 1:3:16 per Lily King, Benedetta Pilato è sicuramente scesa sotto l'1:4 e quindi c'è il secondo record italiano per lei. In una gara però negativa per gli Energy Standard, 40 che roba, i Cali Condors 30 punti, Energy Standard 7 e tutti gli altri 0.